Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, potremmo dire conclusiva del nostro cammino di Quaresima, che è stato fatto di molte cose, preghiera, riflessione, approfondimenti, il venerdì sera, e questa ultima serata in musica ci serve a introdurci un po' nel clima, che sarà il clima della Settimana Santa. Voi avete quel bel opuscolo preparato nei banchi, il titolo di questa serata è La Voce dell'Angelo, allora ringrazio già il coro che canterà con il maestro, i partecipanti, alcuni dei partecipanti li conosciamo bene perché sono di Rivalta e questo è stato il motivo per cui ho potuto così conoscerci maggiormente, invitare il coro a venire a cantare qui, la corale, il castello di Rivoli. La voce dell'anima, sì, è un percorso che ci servirà a introdurci bene ai giorni che abbiamo dinanzi della Settimana Santa. La nostra vita è fatta di tante cose, di gioie, di dolori, di speranze, alle volte di delusioni. Ecco, sono tutte cose che nel groviglio della nostra umanità, ma nel tanto correre di oggi, forse in qualche maniera perdiamo di vista e non sappiamo poi neanche più come in realtà poter affrontare, guardare. Serate come queste ci servono forse anche a fermarci. Fermarci, guardare, pensare, in questo caso ascoltare, e imparare di nuovo ad ascoltare, grazie a chi canta per noi, ad ascoltare di nuovo quel che abbiamo in realtà dentro, nel cuore. Il cuore è la sede, come ci dice l'Antico Testamento, tutta la storia della salvezza, non solo dei sentimenti, ma della profondità dell'uomo. Appunto, l'uomo ha un'anima. Allora mi piace il titolo che voi avete dato proprio a questa vostra serata. Se noi impariamo ad ascoltare nuovamente il nostro cuore, forse troviamo davvero noi quella un po' grande confusione, va bene, che abbiamo intorno a noi oggi. Allora, buona serata a tutti, grazie a voi che avete partecipato, grazie a chi organizza di voi, chi canta, ognuno che fa la sua piccola parte, e godiamoci allora questo momento, lasciando un po' tutte le altre cose appunto fuori di noi, la voce dell'anima, ci dobbiamo guardarci dentro. Lasciare che in questo modo ritroviamo la nostra umanità. Buona serata e buona Pasqua a voi. Quando l'anima canta, tutto l'essere si prolunga. È come una finestra che si spalanca sul mondo e l'aria appare così leggera che le note riescono ad alzare in un abbraccio, capace di raggiungere anche il lontano.
il diverso, l'escluso, l'impenetrabile, fino a renderlo familiare, così prossimo, così fratello, da condividerne ogni vibrazione. Quando l'anima canta, diventano comunicanti anche gli angoli più bui, che vengono riempiti da una luce meravigliosa, perché a cantare è lo stesso amore di cui siamo plasmati, amore ricevuto, amore dato. Queste note vogliono essere riverbero del più grande regale tra gli amori, quello che è capace di raccontare una parola fatta carne, una promessa che si realizza, una parola che mantiene la parola, un dono che si fa per dono, senza condizioni, che si intreccia in una vita spesa fino a dare la vita, fino a donare la morte su una croce, per ricordarci che in ogni situazione, anche la più terribile, c'è ancora possibilità di amare e c'è ancora una parola da dire. Allora niente è perduto, tutto sarà restituito e trasformato a vita nuova. I tre quadri che dipingeremo con la musica in questa serata narrano la vita innestata in una storia di salvezza che porta in sé la stagione della speranza, quella del dolore e della morte, per culminare nella gioia della resurrezione, quando finalmente vedremo in maniera chiara quello che ci appariva in forma confusa e dove scioglieremo tutti i perché degli enigmi insoluti. A voi la voce dell'anima! Oggi, per poter dire il mio domani alla luce di ieri. Non importa chi siamo e quanti siamo, che lavoro facciamo, quanti anni abbiamo e dove viviamo e per quanto tempo abbiamo percorso strade diritte o contorte. L'unica cosa che conta è dove andiamo. E non andiamo da nessuna parte se non c'è la speranza. Ma nelle trame della vita e nel vento degli eventi c'è una speranza che possa reggere sempre e comunque,
quando ho un nodo in gola, anche quando una muraglia cinese di dubbi e domande si erge alta e robusta all'orizzonte. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Alza gli occhi al cielo. Da dove verrà l'aiuto? Tu sei speranza e non semplice ottimismo. La differenza la fa il fatto che tu non sei lontano, ma vicino. Non sentenzi sull'umanità, ma ti fai uomo. E sei venuto per condividere con noi le angosce, i vuoti della nostra vita, gli errori, anche quelli più colossali. Tutto ciò che fai è opera di comunione con l'uomo, perché anche quando si tocca il fondo, l'uomo possa avere un tu a cui aggrapparsi e risalire, e quell'io tu si apre a noi, che si dischiude in un ritornello che ci fa ripetere che c'è posto per tutti e per ciascuno. Non siamo soli e tu cammini con noi. Thank you.
dolore e croce. Guardare un crocifisso porta con sé uno scandalo. Cosa c'è da guardare? Non ha in sé né apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Il giusto ha fallito, il buono è tradito e massacrato, l'innocente accusato e condannato. È l'elogio della follia. Chi volete che sia liberato? Il bene o il male? L'ingiustizia che imperversa, il male che dilaga, inchiodano l'esistenza ad un punto cruciale e sembrano aver già pronunciato il loro verdetto. Sono a processo con me stesso, con la mia coscienza. Chi voglio liberare? E su quella croce, vero scandalo, è una risposta accompagnata da braccia aperte, non per obbligo di chiodi, ma per volontà di padre. Non temete, io sono con voi fino alla fine, fino alla fine. Queste braccia sono spalancate per dire che anche le relazioni più difficili, anche quelle che sembrano impossibili per cattiva volontà o per incapacità, sono nelle mani e tra le braccia di qualcuno più grande di noi. Non temete, e come faccio io, fate anche voi. Su questa croce, segno di paradosso e assurdità, si consuma in realtà il massimo della gloria. L'amore totalmente donato a beneficio dell'uomo perché più nessuno debba morire per sempre. A noi resta solo di mettere una mano sulla bocca, tacere, adorare e ricevere. E anche tu, Maria, che sei la madre di ogni madre, sarai consolata da un saluto nuovo, da un'ave di angeli in coro. Oh,
Resurrezione. Su quella croce amara, schegge di ogni dolore umano, intarsi nel legno come solca il dolore nella vita e le lacrime su un viso, troviamo anche segni di un'oltre che ha il sapore misterioso di una resurrezione, di una vita capace di andare oltre la vita. C'è l'acqua che sgorga dal tuo fianco, c'è acqua, simbolo della vita. Sono forti le tinte dell'amore che possono uscire da un uomo spremuto fino alla fine, che si annienta e annulla perché un altro o altri possano avere vita. È il mistero del sacrificio che forse solo un padre e una madre possono capire fino in fondo. Acqua non come da fontana occasionale o velenire la sete di un momento, ma fonte da cui zampilla un'acqua viva che non si consuma e si rinnova e dura per l'eternità. Lo spirito che esali mentre muori, delicato come soffio, forte come rombo di tuono, rimane come perenne consolatore e compagno, segno che ti lega da sempre e per sempre a noi, alito della vita che non muore, dono di relazioni che possono essere ricostruite, di ferite che possono essere sanate, di errori che possono essere perdonati. Senza di te sono un po' meno di me, sono un po' meno vivo e un po' più uomo morto, soffocato e schiacciato dalla croce. Con te sono un po' più me stesso, sono un po' più libero di tagliare i lacci, di togliere i chiodi, spostare le bende e risorgere. Sono la canzone che puoi cantare nella sofferenza che puoi provare e nella gioia che continui a sperare. Sono il canto nuovo, quello dell'ottava nota, quella dal tono ancestrale. Sono la canzone che puoi cantare come l'erba canta con la terra, come la pioggia canta al mare, come gli uccelli cantano alla primavera, come gli alberi cantano al bosco, perché sono le tue radici, perché la mia voce è sorella della tua. E come è stato cantato di me, sarà cantato di te, te lo prometto. Oh,
Oh.
veniva in mente una cosa cantando, che forse nessuna arte come la musica riesce a soddisfare maggiormente noi, nel senso che noi vediamo una scultura, una pittura, leggiamo un libro e tutte queste cose richiedono una certa attenzione, bisogna concentrarsi un attimo, sedere, guardare, poi fare le nostre considerazioni. La musica no. La musica, tac, arriva direttamente dentro di noi. È una cosa magica che si verifica quando noi ci poniamo in ascolto di musica e di parole. Sarà proprio per questa sua immediatezza che la musica ci accompagna per tutta la vita. C'è la musica per i momenti allegri, quelli spensierati, quelli che si cantano su un pullman mentre si va a sciare, tanto per dire. Ma ci sono anche altre musiche che si accompagnano nei momenti che richiedono un po' più di intromissione, un po' più di pensiero. Le musiche tristi, le musiche proprio che accompagnano anche questi momenti di cui siamo fatti noi della nostra vita. Noi questa sera abbiamo voluto presentarvi non un concerto, ma offrirvi un'occasione proprio di ascoltare questo centro di musica che probabilmente è riuscita in qualche modo, ci ha aiutati nel formulare i pensieri di cui parlava Don Stefano prima. Abbiamo concluso con un brano che è tratto da un'opera più completa, più così articolata di Liszt, è una Via Crucis. Ne avete sentite 4 brani nel corso di questa serata, uno che precedeva ogni momento, ogni atto, ogni fase proprio di questo nostro raccoglimento insieme, più ancora un'altra verso la fine e questa che è la parte finale. Io vorrei veramente che si presentasse l'occasione per farvela ascoltare questa Via Crucis, perché è una pugnalata, prendere a cazzotti lo stomaco nostro, tanto è in certi punti astrusa, difficile da capire, ma proprio perché non deve piacere la morte, non piace a nessuno, neanche la sua raffigurazione. Non vorrei potervi chiedere, vi è piaciuto il concerto, ma noi non volevamo fare un concerto che vi piacesse, non è un concerto questo, è un momento che siamo venuti a vivere insieme a voi. Abbiamo voluto vincere a mani basse perché abbiamo preso gli autori, quelli più famosi, siamo partiti da Mozart, Bach, abbiamo poi preso anche qualcun altro che è un po' meno conosciuto, il nostro maestro, contemporanei, antichi, moderni. Questo per sottolineare proprio il fatto che un periodo storico, un periodo della Chiesa come stiamo vivendo in questa settimana, ha le sue musiche adatte a questo. Però non vorrei che fosse limitativo nei nostri confronti. Don Stefano, abbiamo anche delle musiche più allegre per altri momenti, che chissà. Bene, la Corale Polifonica del Castello ringrazio voi per essere stati pazientemente con noi per tutto il bis, e il solito mio parente che chiede il bis, con grande pazienza. Voglio ringraziare il nostro maestro Gianni Padovan ancora una volta, Sabrina Lofrese che ci ha accompagnato al pianoforte, la nostra brava Pier Croce che è stata stupenda come sempre a raccontarvi e darci una mano a pensare anche con delle parole quelle giuste. Voglio ringraziare Don Stefano e tutti voi della comunità che avete voluto ospitarci questa sera. Buona Pasqua a tutti.
Grazie.